Allora dove fa il sciopero? Contro il governo, contro lo Stato, contro la scala mobile dei politici e vitalizi. Quello bisogna fare il sciopero. Cosa hanno fatto questi politici? Cosa hanno fatto? Cioè, manca un segnale forte, cosa dice? Cioè... Manca un segnale? Ma bisognerebbe mettere in prigione tutti perché hanno rubato tutti! E riteniamo che ancora una volta, pur facendo valere le nostre ragioni, il Jobs Act, lo dice appunto la Furlan nell'intervista, va cambiato, e va cambiato nelle parti in cui noi riteniamo sia necessario farlo. Ma sulla questione di tutto l'apparato del pacchetto lavoro, che ancora non è chiaro, perché ancora c'è la delega, non è scritto chiaramente. Bisogna avere i decreti attuativi. No? I decreti attuativi. Combattere la corruzione, l'evasione fiscale, l'abbattimento delle tasse per i lavoratori e per i pensionati, la questione dell'incapienza, che tra l'altro, seguendo proprio la vostra trasmissione l'altro giorno, c'era una persona che lamentava appunto che per sua moglie, che ha notevoli spese sanitarie, non poteva detrarle. Sì, è allora, pazzesco, noi... cioè quelli che stanno sotto gli 8 mila, esatto, giusto? L'incapienti, i cosiddetti incapienti, che non sono non li considera detrarre. Proprio perché hanno un reddito così basso che follia. Neanche... E non possono neanche detrarre le spese, cioè quelli che avrebbero più bisogno. Esatto, è una cosa. E quindi... Anche il cavallino rampante della Ferrari verso l'addio all'Italia, una fuga fiscale che sarebbe ipotizzata da Marchionne. Sì, io spero di no, anche perché se non Enzo Ferrari si ribalta nella tomba, perché penso che il marchio Ferrari... Stanno giocando a svendere tutti i nostri marchi all'estero. Esatto, non solo, ma anche l'immagine. E allora vale la domanda del signor Christian, perché un imprenditore, e soprattutto la Ferrari, non dovrebbe stare in Italia?